Bella a tutti, ragazzi, un saluto da Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su Skyrim. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati dallo scorso gameplay con una missione, quella di recuperare una tavoletta del dragone, mi sembra, se non mi ricordo male, missione che ci aveva dato un mago, e quindi niente, in questo gameplay vedremo ovviamente di andare avanti con la nostra trama. Prima di andare game, mi raccomando, un bel pollice in su per sostenere questa serie, sostenere il canale. Fatelo ragazzi, davvero è importante, perché mi piacerebbe questa serie portarla insomma a lungo sul canale, cercare magari, perché no, di finire l'intero gioco portandovi tutti i gameplay. Mi piacerebbe davvero molto, però ovviamente dovete sostenerla con tanti pollici in su e tante condivisioni, quindi condividete con i vostri amici, sui vostri social, insomma dove preferite. Oltretutto potete ovviamente anche commentare, anzi dovete assolutamente commentare i video, così da darmi anche un po' di consigli sul gioco. Detto questo ragazzi, ci becchiamo subito in game. Bene amici, eccoci di nuovo in game, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, quindi eravamo qua all'uscita, diciamo, del chiamiamolo castello, insomma, comunque della struttura dove c'era lo Jarl, quindi insomma il signorotto locale, il re locale, e avevamo parlato appunto anche col suo mago, che ci aveva detto di recuperare la pietra del drago. Quindi direi di procedere con questa missione. Ok. Allora, dovremmo credo quindi... cosa vuoi? Dovremmo quindi credo uscire dalla città. Sì. Distrutto tutto. Intanto comunque ragazzi vi ringrazio per quanto riguarda i commenti che mi avete scritto. Insomma, oltre al fatto che tutti sono un po' d'accordo che Skyrim sia un grande gioco. E qualcuno di voi, adesso scusatemi che non mi ricordo il nome, comunque nei gameplay precedenti appunto mi hanno scritto magari di mettere qualche mod per la grafica e tutto, adesso eventualmente le guardo, poi ne proverò qualcuna e vediamo magari cosa inserire, eventualmente farò ovviamente dei test per vedere insomma se tutto poi funziona bene anche con le mod. Allora dovrei credo andare giù di qua, sì, dovrei andare penso giù di qua e andare dritto di lì, quella dovrebbe essere la zona. Questa storia dei draghi è preoccupante, lo ammetto. Ma che belle facce, bei gattoni. Va bene, dai, noi continuiamo. Poi comunque ovviamente continuate a scrivermi, soprattutto consigli ragazzi, anche perché mi piacerebbe trovare appunto un cavallo, però il problema, vediamo se posso prendere la carrozza. Non so se però mi fa andare fino a quella zona dove appunto devo andare per prendere questa dannatissima tavoletta del drago. Mi serve un passaggio. Dove vuoi andare? Allora, no, un attimo solo. Dunque, vediamo prima sulla mappa. Sì, ci vediamo, perché io devo capire dove devo andare. Posizione attuale. Riverwood, ok. Però da qua non mi fa vedere. Ah, qua devo andare. Recupero la pietra del drago, ok. Però non, mi sa che fino a qua non ci arriva, perché posso andare con la carrozza a Riverwood. Vediamo se arriva al tumulo delle cascate tristi. È promettente come nome, ragazzi. Allora, proviamo. Dove vuoi andare? Vediamo se ci arriva. Solitudine. No. No, peraltro non ci arriva. Vabbè, niente, dai, andiamoci a piedi. Dovrei riuscire in qualche modo a trovare almeno un cavallo. Solo che vabbè, sinceramente non volevo rubarlo. Anche perché essendo appunto partiti come imperiali. Ecco qua ci sono i lupi. Ok, scusate che intanto ci attrezziamo. Anche perché dovremmo appunto... Wow, già qua, aia. Oh, mamma mia che cattiveria. Ok, ha dato una bella botta di lag quando ha ammazzato il lupo, perché è partita l'animazione. Ok, andiamo comunque su di qua. Dovremmo a sto punto arrampicarci sulla montagna. Che non mi dispiace, perché comunque è bella come cosa, però
No, di qua peraltro non possiamo andare, quindi mi toccherà fare il giro. Mi toccherà fare tutto il giro, solo che appunto andarci a piedi è un po' una menata, quindi dovrei anche riuscire prima o poi a trovare un cavallo. Qua c'è un altro lupo. Ok. Vabbè, comunque anche affrontando i lupi, ragazzi, ovviamente andiamo a livellare un po', cosa che ovviamente non fa mai male. Là ci sono tra l'altro dei tizi brutti, perché me li segna in rosso, quindi ci sono dei nemici. Vorrei vedere se magari qua non c'era in giro un qualche caspita di cavallo, però no, non ne vedo. Ma ragazzi, che al momento non ho ancora soldi, quindi avete visto che i cavalli costano mica poco. Questi no, no, non li posso prendere. Non costano assolutamente poco. Ecco qua che arrivano sti rompipalle. Ah, sono pure maghi? Oh, cosa stai facendo? Ma vaffanculo, sto cazzo di lupo. Ok, cerchiamo di ammazzare questo. Salute bassa. Bere una pozione. Sì, ma me stanno a far il culo, questi qua. Via, 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 via. Scappa, 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 scappa. Scappa, scappa, scappa. Cazzo, ho finito anche la stamina. Questi qua ci hanno fatto un bel culetto, eh. Oh, mi stanno inseguendo. Cazzo. Scappa, 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 scappa. Devo cercare assolutamente di recuperare salute, ragazzi, perché se no è dura così. Non so quindi se mi conviene aspettare il giorno, che magari è meno pericoloso o cosa. Mi seguono ancora? No, forse no. Ok, allora proviamo un secondo a mettere l'arco, se magari riusciamo a beccarli meglio. Vediamo. Anche se ne dubito, sinceramente, però questi sono maghi, mi continuano a lanciare incantesimi, sono anche belli cazzuti, ragazzi. Mettiamoci giù, quatti quatti, vediamo se riesco a prenderli con la furtività. O quantomeno se riesco a passare, perché il problema, ragazzi, è che devo andare lassù. Mi devo arrampicare su questa cacchio di montagna, ma con questi due rompipalle è abbastanza dura. A parte che forse mi sa che se ne sono andati, spero. Allora, passiamo quatti quatti, che qua, sì, effettivamente non li vedo più. Anche in mappa vedo che non me li segna più, quindi... Rilevato da chi? Ancora, eccolo qua. Preso. Ok, vai. Uno l'abbiamo ammazzato. Bene così. Ah, è un vampiro. Ah, ecco perché ci succhia l'energia. Sto cornutazzo di uno. Allora. Polvere di vampiro, vestiti... Questi me li prenderei perché comunque valgono. Frecce di ferro. Questa non ce ne facciamo una beata ceppa. Ok, vai, uno l'abbiamo steso. Perfetto, quindi direi che ce ne andiamo subito. Ok, teniamo l'arco, ragazzi, che vedo che siamo più cattivi con l'arco. Quello che roba è? Ah no, è una roba che svolazza. Ok, di qua possiamo andare, quindi sì, penso di dover fare questo sentiero necessariamente. Vediamo un po' che cosa dovremmo affrontare, ragazzi, perché insomma non so assolutamente cosa ci aspetta. Sicura, credo ci sia un dungeon, insomma, per recuperare questa benedettissima tavoletta del drago. Aspetta, fermati lì che ci sono i lupi. Allora, spada di ferro. Ok. Ma devi morire, lupo di sta ceppola. Fermati! Ah, dammi la pelliccia che mi serve. Ok, boh, continua a rotolare. Ciao, fai buon viaggio. sì, bisogna assolutamente livellare, ragazzi, perché come abbiamo visto, se incontriamo dei nemici più forti ci fanno un bel fondo schiena, come adesso capitava anche in Oblivion.
come insomma in tutti i GDR, nel momento in cui ci sono nemici, guardate la luna che figata, guardate lì anche il vento come muove la neve, bello bello, nel momento in cui appunto come dicevo ci sono nemici di alto livello, diventa dura. Però io vedo che, allora, dovrebbe essere di qua, sì. Mamma mia, c'è una tormenta di neve, ragazzi. Tumulo delle cascate tristi, perfetto, ci siamo arrivati. E qui prepariamoci, ragazzi, allo scontro, perché sicuramente ci sarà da combattere. Ah, poi volevo dire anche, Riccardo, mi sembra, mi aveva scritto nei commenti che ci sono nemici. Eccoli qua. Questi però non sono maghi, vediamo se sono forti. Ok. Devi morire. Ok. Bandito, scusate, che poi riparto con quello che avevo detto. Allora io me la prendo perché magari ci danno più armatura. Prendiamo un attimo tutto, poi eventualmente vediamo. Come dicevo appunto, cazzo l'arciere. Arciera, vieni qua. Ma che... Oh, ma ti difendi o no? No. Vabbè. Arco da caccia, sì. Grimaldello, oro. Corazza di pelliccia, sì. Bracciali, questi li ho già. Frecce di ferro. Ok, va bene così. Scusi, signorina, che l'ho denudata. Dicevo. Che palle, sono anche troppo pesante. Comunque, qualcuno... Aia! Bastardo rotto! In culo maledetto! Fare la gara con l'arco. Dicevo, qualcuno mi ha appunto detto che all'inizio la scelta l'ho fatta seguendo l'imperiale. Sì, infatti quello l'avevo notato, l'avevo anche detto, mi sembra, all'inizio del gameplay. E dove cacchio tiro? Ok, mai mancato, pirla di uno. Ah, vieni, vieni, metti fuori la capoccia, va. Vieni, vieni. Dai. Oh, dove cacchio sei sparito? Andiamo su. Ah, è andato di qua. Eccolo qua. Ok. No, cazzo, non l'ho preso. Merda. Si muove sto stronzo. Ok. Boh, mazzato. Allora, adesso ci dobbiamo svuotare un po' l'inventario, ragazzo, perché... ragazzo, sì, ragazzi, perché... Come vedete andiamo ai 3 all'ora. Comunque adesso tranquilli che facciamo tutto. Non vi preoccupate. Grimaldello ci serve assolutamente. Questa ce l'abbiamo già. Non mi interessa. Freccia assolutamente sì. E gli archi li abbiamo già. Allora, andiamo secondo l'inventario. Vestiario. Allora, vediamo con la corazza. Allora, questa peraltro la posso anche... la posso anche lasciare, perché tanto non me ne faccio niente. Ok, allora noi abbiamo la corazza di ferro che ci dà 27 di armatura, quindi questa ce n'è da meno, la buttiamo. Corazza di pelliccia ce n'è da meno, la buttiamo. L'imperiale la buttiamo. L'imperiale leggera la buttiamo, non ce ne facciamo una ceppa. Lo buttiamo. Ok, scudo di cuoio lo buttiamo. Ok, stivali di cuoio li buttiamo. Vesti nere del mago li terrei, perché vedete valgono comunque 153 e non è male. Anello d'argento, vabbè, va, mettiamocelo su, dai, che... Ok, così dovrei essere un po' più alleggerito. Sì, infatti. Perfetto, quindi come dicevo appunto, qualcuno mi ha detto: guarda che all'inizio hai fatto questa scelta. Sì, perché io, come del resto capitava su Altis Life, devo sempre fare lo sbirro in qualsiasi gioco, quindi anche in Skyrim ho deciso di fare questo. E quindi ho seguito l'imperiale, per cui vediamo poi cosa ci riserverà. Lì credo che ci sia un lupo. Ma è vivo o è morto? Non capisco. Credo sia morto, eh. Sì, mi sa che è morto, ok. Allora, ridarmi un attimo la spada. Anche se non fa moltissimo danno, ragazzi, la spada, però... Ah sì, questi qua sono... Ah no, non era neanche un lupo, sono delle schifezze. Vabbè. Anello d'argento, questo ce l'abbiamo già, però vale un casino, quindi ce lo prendiamo assolutamente. Idromele, oro... E qua non mi serve nulla. Qua però non riesco a capire perché
sono tutti morti? Cioè, che cosa li ha uccisi? Si sono ammazzati tra di loro lupi e banditi o cosa? Là c'è della gente, adesso andiamo a vedere. Grande, un altro argento. Ah no, sono nemici. Salve. Salve. Ok, l'altro arciere. Andate l'arciere. Mamma mia. Ma no, però questa è una signora, no. Bravo, hai fatto bene. Così lo voglio, cazzuto e cattivo. Corazza borchiata, però no, ci dà sempre meno di armatura, quindi lasciamo lì. Prendiamo sta coda di sto schifo che non so cosa ci serva. Scudo di ferro, ce l'ho già. Ascia di ferro non mi interessa. Qua abbiamo un sacco a pelo, va bene. Qua c'è accetta taglialegna, me ne faccio nulla. Allora, cerchiamo un po' in sto tipo. Mazza d'acciaio, grimaldello, sì, oro, pane, vino. Ok, questa roba qua la prendiamo. La coda ce la prendiamo. Ok, prendiamo anche questo. Ok, allora, a noi interessa... Ah, nessun oggetto, scusami. A noi interessa in realtà appunto questa coda. Ui, sta coda del drago. Fatemi vedere cosa c'è qua. Ascia d'acciaio, birra oro. Ok, qua non posso cercare niente, no. Qua sembra una specie di tomba. Va bene. Allora, qua non dovrebbe esserci più nient'altro. Cerchiamo qua dentro. Ok. Abbiamo aperto qua. Oro, buono, buono. Corazza borchiata, non ce ne può fregare di meno. Ok, abbiamo esplorato tutto, ragazzi. Andiamo giù. Allora, iniziamo ad avventurarci all'interno di questo dungeon. Vediamo un po' che cosa ci riserverà. Qua c'è niente interessante. No, sembra di no. Nessun oggetto. Ah, qua c'è questo. Il lino, vabbè, per adesso ne prendiamo giusto un paio. Prendiamo questi qua. Ok, andiamo giù. Va bene, qua non c'è niente. Quello lì mi sa che è un nemico. Ok, prendiamo arco da caccia. Va bene. Preso. Uai, ha schivato. Aspetta. Dammi l'arco, il martellazzo. Dov'è? Martello. Questo qua era, sì. Ok. Mamma mia. Ah, ma sei ancora vivo. Adesso ti abbassi del tutto, che te lo dico io. Mamma mia quanto siamo cattivi col martellazzo, ragazzi. Ok, le frecce le prendiamo, tutto il resto non ce ne facciamo nulla. Ok. Ah, mi sa che sono troppo pesante, quindi dobbiamo buttare qualcosa. Ok, ecco, scusate, ho dovuto riavviare la partita perché non so come mai mi si era buggato, appunto, non mi faceva più correre, infatti non stavo trasportando troppo peso. Va bene, comunque, controlliamo anche qua, magari che cosa c'è, visto che non ho guardato. Infatti c'è una pozione che assolutamente ci prendiamo, a questo punto ci prendiamo anche i rotoli di lino. Tanto mi sono svuotato un bel po', quindi comunque non dovrei avere problemi di peso. Allora, abbiamo visto che si apriva, quindi erano due serpenti, abbiamo detto, e il pesciozzo. Giusto? Vediamo se si apre. Sì. Ok. Va bene, vediamo qua che c'è. Allora, questo, c'è un libro. Ho aumentato il borseggio con questo libro, ok. Bene così. Cerchiamo nel baule, grimaldello, oro. No, qua nessun oggetto, c'era anche scritto, ma non l'ho visto. Gemma dell'anima minore, bene, così possiamo iniziare anche a farci degli incantesimi. Qua ci sono dei nemici. Ahia. Ah, ok, così li bruciamo. Ah, ma è morto volando via così? Ok. Questa è morta. Bella sta cosa qua del fuoco, figata, assurda. Prendiamocela. C'è un'altra, sì. Oi, dove sei?
Dove sei andato? Schifo maledetto. Toh, acchiappati questo. Ok. Prendiamoci la coda. Non so a cosa serve, ragazzi, ma io nel dubbio piglio tutto. Allora, qua che c'è? Prendi pergamena palla di fuoco. Bella sta cosa. Ma con la pergamena posso fare qualcosa? Vediamo. Fiamme, recupero poteri, grido di battaglia, recupero, cura, effetti attivi, pietra del guerriero. Qua non posso fare nulla? No. Fiamme, grido, fiamme. No, facciamo fiamme. Ok. Allora, teniamo le fiamme, ragazzi, che mi sembrano molto utili. Lino, vabbè, qua non ne faccio nulla. Qua non c'è niente, qua nulla di interessante. Va bene, continuiamo. Chi è? Uno che ha bisogno d'aiuto. Adesso andiamo a vedere chi è. Intanto chiamiamoci sta roba qua. Allora, andiamo a vedere chi c'è. Tutte ste ragnatele, ragazzi, non mi piacciono. Di qua non si può andare, di qua neanche. Se io brucio qua gli faccio qualcosa. Ah, qua la ragnatela, ok. Ok. Oh cazzo! Mamma mia, ragazzi, che bestia! Aia! Ha fatto malissimo. Bruciamolo, ti faccio arrosto, maledetto schifo di uno. Vieni qua. Vieni qua, lascia stare il tizio lì, che non so chi sia, ma nel dubbio. Aia, aia. Maledetto. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Stiamo facendo arrosto le chiappe. Magica bassa. Ok. Vabbè, ma tanto l'abbiamo. Wow, figata, ha fatto anche luce la kill con la magia. Oh, sta magia qua è fighissima, eh. Bellissima sta cosa. Ok, prendiamoci. Ragno con. Ma com'è ferito? Oh, t'ho ammazzato, eh. Vabbè, speriamo sia morto, ragazzi. Allora, cerchiamo uovo di ragno. Che schifo. Vabbè, noi ce lo pigliamo nel dubbio. Qua non me ne dà altre, no? Ok, se gli bruciamo un po' di uova, no? Ok, io brucio un po' tutto. Cerchiamo nell'urna. Benissimo, anello d'argento. Cerchiamo qua. Oro e anello d'argento, grandissimo. Questi valgono un casino, ragazzi, a rivenderci. Rimaldello. Va bene, ma ce ne sono altri? No, credo di no. Grimaldello, ok. Ci sono un po' di ossa. Stai zitto un attimo, mo ti libero, che palle. Ok. Grimaldello, ok. Ma bruciamogli intanto le uova. Andiamo uovo di ragno. Va bene, e basta. Qua. Ok. Oh, ho capito, che cacchio vuoi? Cosa vuoi? Sì. Ora liberami prima che ne arrivi. Non so se ti devo liberare. Dov'è l'artiglio? Non so cosa sia. So come funziona. L'artiglio, i simboli, la porta della sala dei racconti. Ha tutto senso. Fammi scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere i Nord abbiano nascosto lì. Va bene. Il dolce respiro di Arcai. Grazie. Va bene, dai, proviamo a liberarti. Lo sento. Ok, no, non volevo bruciarlo. Folle, perché mai dovrei dividere il tesoro con qualcuno? Non ho capito, non me lo vuoi dare? Ti spezzo le cosce, sai. Guarda, beh, su un oggetto, inseguiamolo. Aspettate, qua però c'è la gemma, me la piglio. Ora andiamo a inseguire sto rotto in culo maledetto. Dove sei andato? Dove sei andato? Schifo. Ah, sì, oddio. Ma cacchio, qua si svegliano sti tizi. Ok, uno l'abbiamo ammazzato. Ehi, ma questo è quello che... Oh, ti ho salvato le chiappe, stronzo. Ma muori, va. Ma guardate qua, a fare del bene. Toh, devi morire, schifo maledetto. Devi morire. Toh, muori. Guardateli che potenza il nostro Conan. Conan coi poteri magici non si può guardare, ma... Allora, loro ce lo prendiamo.
Avete visto? Sto maledetto. Artiglio dorato, to che te l'ho fottuto lo stesso, hai visto? Diario lo prendiamo, questa roba qua non ci interessa. Ok, allora vediamo questo, cos'è che c'è a loro, ce lo prendiamo. Ah, bene. Non è che mi fido molto a passare sopra sta cosa. Via. Ah, probabilmente si attivava se passavo lì sopra. Ci sono anche delle fottutissime trappole qua dentro, ragazzi, bisogna fare veramente molta molta attenzione. Là c'è uno che si sta risvegliando. Cerchiamo di ammazzarlo prima che venga su, ok. Qua ce n'è un altro. Oh, altri due, porca miseriaccia, porca. Ok, spacchiamogli il fondo schiena. Mamma mia, potentissima questa cosa, ragazzi. Bellissima. Questa abilità qua è veramente, veramente figa. Dominare così il fuoco. Ok, qua c'è una cosa che non mi piace per niente. Oh, cacchio. Ok, prendiamo il tempo. Bene così, via. Grande, attiva la catena del cesso. Ok, si sono fermati attivando la catena, bene. Andiamo in giù di qua. E ancora questo qua, che palle. Toh, muori. Ok, cerchiamo loro, ce la pigliamo. Ci sono altri? Sì, mi sa di sì, quello là in piedi non mi piace per niente. Eccolo lì, lo sapevo. Lo sapevo. Oh, olla! Che cacchio è? Porca boia, che cazzo è successo? Si è incendiato tutto. Maremma schifa. Mi sa che ho beccato il lampadario che... Eh sì. Cascato il lampadario, abbiamo incendiato tutto. Abbiamo fatto un casino assurdo. Ma fa niente, l'importante è che li abbiamo uccisi. Piglia loro. Ok. Cerchiamo in questo. Farina d'ossa, oro. No, no, aspetta, aspetta. Che fai? C'era l'anello d'argento. Questo me lo chiappo che vale un casino. Ci rivendiamo tutto. Ok, di qua cos'è che c'è? Ho paura di sti tizi qua che si svegliano dalle tombe, ragazzi. Quindi sono un po' guardingo per quello. Qua? Mi fa male? No. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Certo che i dungeon, ragazzi, in Skyrim sono veramente una figata. Eccoli qua che arrivano fuori, lo sapevo. No, no, tanto muori prima. Toh, guarda lì. Sei anche fortunato che sei andato in acqua, ti sei spento subito. Oro. Ce n'è altri? No, sembra di no. Attiviamo la catena, non so cosa succede, ragazzi. Boh, ha aperto lì quel cancello. Immagino che poi dovrò andare lì. Comunque, prendiamoci sta roba qua. Frecce di ferro. Ok, a questo punto sì, per forza di cose dobbiamo andare qua. Sì, ok, andiamo di qua. Ma qua non è dove eravamo all'inizio, scusate. Eh sì, questa qua non, è, non l'abbiamo mica fatta nella prima missione. Mi sembra la stessa caverna. No, però forse no. No, no, mi sa di no, mi sa di no. Cerchiamo nel baule. Oro, pergamena, palla di fuoco. Ma io non ho capito, ragazzi. Magari ditemi nei commenti come faccio ad usare questa pergamena. Oh, guardate che spettacolo qua. Ok, quello sta arrivando in su di qua. Lo aspettiamo. Dove sei, giovane? Oh, eccoti qua. Ciao carissimo amico. Aia. No, ecco, così devi fare. Devi morire, semplicemente. Dicevo, ditemi come faccio ad utilizzare ste pergamene, perché le ho trovate. Ma, ah, pergamene, che pirla. Un potente esplosione. Ma, quindi adesso ho la pergamena e faccio la palla di fuoco. Non lo so, vabbè, vediamo. Stiamo a vedere. Forse sì, però, ragazzi, non ne sono affatto sicuro. Che cacchio è? Non so se devo andare in giù o devo andare di qua, ma penso di qua. Io seguo l'indicatore sulla mappa della missione. Vediamo poi se è giusto. Vediamo.
Qua non mi piace, ragazzi, non mi piace per niente. Prendi... Ah no, i rotoli di lino. Chi se frega. Ah, là c'è un tizio. Eh sì, wow! Bellissima sta cosa. No, no, però aspetta, oh, ridammi... Ridammi le fiamme, grazie. Bella, figata la palla di fuoco. Sì, ok, quindi le pergamene le utilizziamo così. Va bene, l'ametista. Buono così. Allora, ok, abbiamo raggiunto tra l'altro l'obiettivo proprio della missione. Apriamo qua sto baule. Ok, ah, merda, ho rotto il grimaldello. No. No, allora un po' più in qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oro, fantastico, pozione, pozione. Benissimo. Siamo anche saliti di livello, grande così ragazzi. Santuario delle cascate tristi. Ok amici, allora io direi di concludere qua questo gameplay all'interno di questo dungeon. Abbiamo preso l'artiglio del drago, che tra l'altro, scusatemi, adesso che ci penso, io non posso, artiglio dorato, non posso, ah no, infatti non posso equipaggiarlo, ok, no, appunto era una curiosità mia. Allora, intanto salviamo la partita, sovrascrivi sì, ok, e ragazzi, che dire, io concluderei qua questo gameplay. Ci siamo addentrati in questo dungeon, vediamo se appunto riusciamo a recuperare questa dannatissima tavoletta del drago, spero proprio di sì. Voi naturalmente, mi raccomando, un bel po' di pollici in su come detto all'inizio per sostenere questa bella serie e sostenere ovviamente anche tutto il canale. Condividete come al solito con i vostri amici, commentate, e a questo punto noi ci salutiamo da Skyrim e ci ribecchiamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli.